Mister Gualtieri, vincere fa sempre piacere, ma soprattutto in una, contro una squadra che bene o male è un po' omologa di categoria nel campionato francese, ma soprattutto vincere senza, direi, soffrire granché, no? Sì, io penso che in questi due test abbia fatto benissimo per 70 minuti, dove la scorsa partita abbiamo subito due gol negli ultimi 10 perché comunque la condizione fisica si è fatta sentire, mentre oggi devo dire che i ragazzi il primo tempo l'hanno giocata, interpretata bene, mentre il secondo tempo abbiamo sofferto, però l'importante era non subire gol, ma era anche inevitabile perché comunque abbiamo affrontato una squadra che è partita molto prima di noi in ritiro, visto che iniziano la prossima settimana. Devo dire che comunque vincere fa sempre morale, premio a questi ragazzi che comunque a mio avviso hanno fatto uno splendido ritiro. Ecco, soprattutto per noi che siamo un po' abituati a vedere un Livorno in campo disposto in maniera nettamente diversa da quello come le sta mettendo in campo lei, fa un certo specie comunque vedere che la squadra regge bene, soprattutto non ci sono grossi svarioni tattici da questo punto di vista, e quindi sembra che stiano già ben digerendo questo 4-3-3. Ma guardi, io devo dire che ho trovato un gruppo molto, molto disponibile, applicato nel lavoro che si fa, sono molto, molto attenti e credono in quello, ripeto, che si fa. È normale che abbiamo lavorato molto sulla fase di possesso e meno sulla fase di non possesso, mentre nella seconda fase di ritiro sicuramente lavoreremo sulle due fasi. I ragazzi lo stanno recependo bene, c'è ancora molto da lavorare perché comunque sappiamo benissimo, per assimilare degli schemi sul 4-3 ci vuole tempo e pazienza, però piano piano ci arriveremo. Ecco, gli allenatori parlano sempre poco volentieri di singoli, però io volevo dare un piccolo accenno a Emerson, no? Che noi già i 2 anni che l'abbiamo vista a Livorno, questo sarebbe il terzo. Siamo abbastanza abituati ogni tanto a vederlo sganciare in avanti, creare un po' di panico soprattutto nel centrocampo avversario, se non addirittura nelle difese avversarie. Con questo schema mi sembra forse un po' troppo, tra virgolette, sacrificato per questi, diciamo, come dire, sgruppate in avanti, perché lo vedo abbastanza sempre costretto a stare dietro, quasi sempre mi sembra che abbia giocato addirittura da ultimo uomo. Ma sai, il sistema di gioco è diverso rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso si giocava con 3-5-2 e comunque erano abituati ad accorciare in avanti, mentre oggi, giocando con 4 difensori dietro, è normale che non ti puoi sempre sganciare. Sono sistemi di gioco diversi, perché comunque l'anno scorso Emerson si sganciava in avanti, aveva il quinto di destra e il quinto di sinistra, e comunque si abbassavano e poi difendeva una 4. No? Il discorso è quello, però devo dire che sta lavorando bene, è un giocatore di grandissima personalità, un giocatore che dà sicurezza, è un piacere anche poterlo allenare. Un'altra cosa inedita è Gemiti alla sinistra, un po' torto collo perché magari c'era Vinisi, che l'abbiamo visto in Borghese, forse qualche problema fisico per lui, però insomma anche in questo caso, diciamo, un po' ha svolto il suo compito, anche se forse non fino in fondo, non essendo una punta pura. Ma sicuramente Gemiti ha un ruolo completamente diverso. Io poi sono abituato anche a giocare a piedi invertiti, ho dovuto mettere un mancino dove ha lavorato a mio avviso sulla fase di non possesso molto, molto bene. C'è da dire che la squadra, ripeto, ha lavorato bene, non era facile tenere un'altra gara tirata intensa come oggi, visto che noi venivamo da 2 giorni fa un'altra partita tirata, dove hanno giocato sempre gli stessi, perché comunque hanno giocato sempre gli stessi, inserendo anche qualche giovane. Ripeto, per 70 minuti la condizione c'è stata, sono molto contento, ripeto, dell'atteggiamento. Bisogna lavorare ancora, ma sappiamo benissimo che il campionato, anzi la partita ufficiale, che la Coppa Italia 17, bisogna essere pronti per passare il turno.